Presenti gli assessori e i consiglieri che hanno proposto delle interrogazioni per non perdere ulteriore tempo, visto che sono presenti. E diamo subito spazio alle interrogazioni, però lo vedo adesso, volevo salutare Enzo Vincenzo che è tornato tra di noi, grazie, bravo. Bene, siamo molto contenti, davvero. Dopo glielo dico, sì, glielo saluto. Su tutto, adesso glielo diamo, lei è contenta. E... Ciao Vincenzo, grazie che sei venuto a trovarci. Bene, bene. Ciao, ciao Vince, ciao Vince. Bene, allora riprendiamo quindi dalla prima interrogazione presentata dalla consigliera Terenzi per richiesta di informazioni relative alla mancanza di un bagno pubblico adeguato in muratura presso il cimitero di Pozzo Alto e richiesta di posizionamento di una fontanella presso il parco ex Foro Boario, Borgo Santa Maria. Risponde l'assessore Enzo Belloni. Prego. Grazie Presidente, l'occasione questa di questa interrogazione è appunto quella di mettere insieme i nostri tecnici che abbiamo fatto con i tecnici di Marche Multiservizi, perché il cimitero di Pozzo Alto non è dotato di fognature di acque nere, stiamo lavorando per fare un allaccio, dovrebbe distare tra i 70 e gli 80 metri secondo i calcoli che abbiamo fatto l'altro giorno, e a quel punto lì sarà poi compito di Aspes, che gestisce i cimiteri per conto dell'amministrazione comunale, di realizzare un bagno in muratura, uomini, donne e disabili, insomma, cercare di dare un servizio idoneo e degno, vista i frequentatori, insomma, del cimitero, che è gente anziana e magari ha più necessità di altri. Per quanto riguarda la fontanella, provvediamo noi all'acquisto della fontanella da mettere nel parco, una richiesta che mi era già arrivata da qualche mese, quindi mi prendo la responsabilità di non aver forzato la mano prima, però contiamo nel giro di 30-40 giorni di l'acquistiamo a breve, poi di posizionarla. Ci ha chiesto Marche Multiservizi e dobbiamo comunque e realizzare un pozzetto e un contatore, perché comunque va posizionato un contatore, quindi noi contiamo che per metà ottobre, al massimo la fine di ottobre, di avere sistemato la situazione della fontanella del parco. Per i tempi invece del bagno sono ovviamente un pochino più lunghi, però ci prendiamo l'impegno di affrontare la cosa, magari anche vedendoci insieme con i tecnici di Marche Multiservizi. Grazie.
Bene, per risposta di soddisfazione o meno, la consigliera Terenzi, prego. Grazie Assessore, grazie perché comunque è importante il percorso da iniziare per il cimitero, visto che comunque sono ormai anni che c'è il bagno chimico, siamo riusciti a farlo portare per portatori di handicap e quindi già è un passo in avanti, però un bagno chimico dovrebbe essere comunque non strutturale e quindi è necessario iniziarlo questo percorso per le fognature, insomma. Altrimenti ogni volta ci viene detto non c'è la fognatura, però siccome il cimitero è in espansione bisognerebbe prevederlo, quindi grazie per iniziare il percorso, lo seguiremo insomma. La fontanella idem, perché ci troviamo in un parco pubblico senza un bar pubblico, quindi insomma le famiglie, i bambini che ci giocano, è importante che abbiano almeno la possibilità di utilizzare l'acqua, grazie. Bene, la seconda. Noi dovremo fare l'appello entro le 5:30. Inizio la seconda interrogazione, poi facciamo l'appello oppure faccio subito l'appello? Facciamo subito? Va bene. Segretario, allora sì, ecco, a lei la parola per l'appello. Scusi, ecco, prego. Alessandrini Federico, Amadori Cristina, Andreolli Dario, Barbanti Ilaro. Sì. Bartolucci Luca, presente. Presente. Bassi Edda, Bettini Alessandro, Ceccaroli Cinzia, Cecchini Alessandra, Coraducci Gerardo, Crescentini Roberta, Dall'Asta Giovanni, Demidio Silvia, Falcioni Stefano, Fraternali Francesca, Giacchi Remo, Manenti Davide, Minucci Marco, Montesi Lorenzo, Nobili Andrea, Pagnini Alessandro, Panicali Chiara, Pazzaglia Fabrizio, Perugini Marco, Pozzi Riccardo, Remedi Francesca, Renzoni Bezzicri Anna Maria, Ricci Matteo, Rossi Carlo, Santini Massimiliano, Alessandrini entrato, Signorotti Milena, Terenzi Silvia, Vitali Giulia. C'è anche Alessandrini. C'è il numero legale, Presidente. Constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta e nomino come scrutatori i consiglieri Falcioni, Montesi e Crescentini. Poi dovessero assentarsi, verranno sostituiti. Proseguiamo con la seconda interrogazione presentata dalle consigliere Renzoni Bezzicchi e Crescentini su inserimento in cartellone della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, 52esima edizione, di cortometraggio porno King Kong. Risponde l'assessore Daniele Vimini, vice sindaco e assessore Daniele Vimini. Prego. Devo leggere l'interrogazione. Non la sto. Premesso che la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, Pesaro Film Festival, è uno dei più importanti festival cinematografici italiani. La mostra è promossa, finanziata e gestita dalla Fondazione Pesaro Nuovo Cinema Onlus con il contributo del Comune di Pesaro e di altre istituzioni, che il Comune di Pesaro partecipa al 33% al fondo di dotazione, che il Sindaco Matteo Ricci è presidente del CDA, che il Comune ha contribuito nel 2015 con 100.000 euro alla manifestazione in oggetto. Si interrogano il sindaco e l'assessore alla bellezza su quanto segue. Se erano al corrente che all'interno del programma dell'edizione 2016 sarebbe stato inserito il cortometraggio pornografico King Kong. Se ritengono la proiezione dello stesso all'interno di un evento promosso e patrocinato dal Comune stesso in conflitto o meno con l'ordine del giorno votato all'unanimità da questo Consiglio Comunale in data 28/9/2015, nel quale sindaco e giunta si impegnavano a procedere affinché nessun materiale inerente a iniziative collegate o patrocinate dall'ente e che nessuna pubblicazione sui mezzi di informazione e comunicazione sia veicolo di tali stereotipi per la dignità della donna.
Quindi queste sono l'interrogazione con i due punti, la risposta al Vice Sindaco e Assessore alla Bellezza Daniele Vimini. Sì, grazie Presidente, rispondo sui due punti. Il primo punto, se eravamo, chiedo scusa che mi entra un po' di... Il primo punto, se fossimo Sindaco e Assessore a conoscenza del programma, sì, ovvero nei tempi dati della presentazione dell'anteprima del programma nel maggio di quest'anno rispetto al festival che si è tenuto poi a luglio, e ci viene presentato come appunto era, nel senso di un'anteprima europea, tra l'altro dopo che lo stesso cortometraggio fu passato al festival di New York nel quartiere del Queens, quindi ne eravamo a conoscenza con questi termini e questo anticipo. Se ritengo la proiezione, no invece. Nel merito, perché è un progetto femminile che nasce appunto da registe femminili, attrici femminili, ovviamente con un cast non solamente femminile per vari motivi, e che mirava ancora a dare un contributo nel ribaltare invece lo stereotipo del porno e della, diciamo così, sopraffazione al femminile, che probabilmente imperante nella maggior parte di questo genere, ma anzi lavorava proprio sul ribaltamento dei ruoli e sulla denigrazione dello stereotipo del Latin lover, in particolar modo dell'uomo maturo conquistatore, eccetera, ma qui entreremo nei dettagli. E nel metodo invece siamo assolutamente contrari al fatto che, insomma, ci possa essere un pronunciamento contrario da parte nostra, perché mai, almeno questa amministrazione, si sognerà di entrare nel merito con una censura preventiva di scelte da parte di direzioni artistiche preposte, che poi, come tutte le direzioni artistiche, come tutti i direttori, vanno giudicati a consuntivo di un festival, non certamente rispetto a un singolo episodio, così come nessuno nel 2011, a 10 anni tra l'altro dalle Torri Gemelle, si sognò di mettere in discussione la regia di Grand Vic del Museo in Egitto, in cui c'erano kamikaze, Kalashnikov e a un certo punto anche prigionieri di Guantanamo. E perché l'arte è anche questo, i festival sono anche questo, vanno compresi, sono fatti anche per generare un dibattito. A proposito, non so se questa è la soddisfazione degli interroganti, ma a proposito del legame con l'ordine del giorno approvato da questo Consiglio, vi segnalo che il cortometraggio e anche il secondo cortometraggio che è stato girato dello stesso progetto è in programmazione in questi giorni al Milano Film Festival, e Milano si è dotata nel 2013 dello stesso ordine del giorno, dello stesso movimento proposto insieme a Ludi, appunto, contro la pubblicità lesiva della donna, quindi anche loro evidentemente hanno fatto la stessa valutazione, o comunque non si è generato quel tipo di dibattito, poi magari si fa sempre in tempo, però insomma ad ora a Milano in programmazione, senza che la cosa stia destando particolare scalpore, anzi un dibattito positivo, perché in realtà poi, come è stato anche a Pesaro, il lavoro ha ottenuto un ottimo riscontro di critica trasversale, in particolar modo anche da parte di riviste femminili. Bene, ora la risposta di soddisfazione o meno da parte della consigliera Renzoni o Crescentini. Crescentini, prego. Grazie, ringrazio l'assessore per la risposta. Beh, soddisfazione, evidentemente l'assessore, abbiamo un modo diverso di vedere la dignità, di intendere la dignità della donna. Io ho partecipato alla proiezione di questo cortometraggio, non mi sembrava assolutamente che ribaltava gli stereotipi, anzi, in pratica la figura della donna prendeva il sopravvento comportandosi come un uomo, anzi evidenziando la bestialità di quello che poi... è un discorso, ecco, di critica cinematografica, ma a mio avviso in realtà quello che è stato proiettato era assolutamente in conflitto con quanto è stato votato all'interno di questo Consiglio Comunale. Quindi dalla risposta dell'assessore mi sembra di capire che per loro, quindi, il pornografico è arte. Andiamo ora alla fase delle comunicazioni da parte della Presidenza. Intanto volevo comunicare che la consigliera Fraternali ci raggiungerà, ci ha segnalato la sua assenza per motivi
insomma, personali, ma che ci raggiungerà in corso di seduta. E volevo anche comunicare alla consigliera Crescentini e a tutti i consiglieri che è stato prelevato dal fondo di riserva una dotazione economica. Non è stata in data 2 agosto, non è stata comunicata, ma è stata una svista, non c'è, è stato davvero una dimenticanza, ecco, perché voi sapete che quando la Giunta preleva delle somme dal fondo di riserva deve essere comunicato al primo consiglio utile dopo il prelevamento. E quindi volevo comunicare ai consiglieri che è già, cioè in segreteria, se vogliono possono andare a, se non lo hanno già fatto nel frattempo, perché la consigliera Crescentini aveva sollevato la questione giustamente, se vogliono già, cioè la segreteria già tutto quanto il carteggio per poter andare appunto a verificare questo prelevamento dal fondo di riserva. E la consigliera penso che sia stata già dotata di tutto se non mi sbaglio, proprio perché c'era una interrogazione su questo fatto, di tutto il materiale, così per poter verificare appunto quanto è avvenuto. Questo. Scusate, no, perché siccome pensavo fosse una cosa già discussa. Allora, il prelevamento. Allora, rilevato che lo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva è pari ad euro 312.030 centesimi, no, 312.030 euro, 19 centesimi. Sono stati prelevati 47.000 per incarico. Allora, rilevato che il capitolo relativo a incarichi professionali del servizio nuove opere non presenta sufficiente disponibilità e che è necessario integrarne lo stanziamento per euro 47.000. Per un incarico professionale. Sì. 47.000 euro. Il capitolo è di 312.000, no? E 47.000 il prelievo. Sì, no, io ho letto. Rilevato che lo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva è pari ad euro 312.000. 47.000 sono invece è l'importo che è stato prelevato. Ecco. Perché l'ho visto adesso con voi, per questo stavo cercando tra le righe della delibera i relativi capitoli. Comunque tutto il carteggio è presente in segreteria, quindi basta andare a chiedere in segreteria, per cui può essere visto, visionato, e alla consigliera Crescentini, che aveva fatto una richiesta esplicita in tal senso, gli è già stato consegnato. Per questo gli è stato consegnato, perché c'era una richiesta in tal senso. Ok? D'accordo? Quindi questa era la seconda comunicazione. E a questo punto passiamo alla delibera che ha ad oggetto sottoscrizione di un patto di gemellaggio tra la città di Pesaro e la città di Kagezawa in Giappone. E presenta un relatore il vice sindaco e assessore alla bellezza Daniele Vimini. Prego. E assessore gemellaggi, quindi. Esatto. E in questo caso i gemellaggi. E correggo per la seconda e ultima volta, ma non me ne voglio. Il presidente Kakegawa. Io non detto con sono la S. Proprio. Sarà. C'ho in poi testa un altro. Questo me lo porterò dietro per sempre. Sarà conseguente anche il corso di giapponese, no? Ecco. Invece minimo almeno. Fase. No, grazie invece, presidente. E la delibera che portiamo oggi è funzionale appunto alla sottoscrizione del patto di gemellaggio con la città giapponese di Kakegawa, che si trova nella provincia, il termine giapponese è prefettura più o meno, insomma, corrisponde al di là dell'ampiezza alla nostra provincia dello Shizuoka, che è una delle province più importanti del Giappone, in un'area
centrale, nella stessa area confinante con Tokyo, e dove insomma, insiste in parte anche il Monte Fuji per collocarla un po' dal punto di vista geografico e diciamo così paesaggistico. È un legame con il Giappone e con la nostra città, ma in realtà poi anche con le Marche, con la zona Marche, come spiegherò, quanti minuti ho? 10? Sì. Che nasce innanzitutto da motivi culturali e turistici, in particolar modo dal fascino che la nostra città ha in Giappone rispetto alla musica, rispetto a Rossini, e in particolar modo ovviamente anche la considerazione data dal Rossini Opera Festival. Questo ha generato negli anni, soprattutto negli ultimi anni, diverse opportunità culturali per la nostra città, in primis anche un legame che l'orchestra sinfonica, che sarà protagonista poi in questi giorni, diremo, ha di realizzare un festival rossiniano tra Kakegawa e Tokyo, appunto su due città, che si terrà da questo settembre ogni anno, ovviamente non un festival operistico che avrebbe un'altra ricaduta anche di costi, sostenuti ovviamente tutti dalle città e da sponsor privati giapponesi, ma che legherà la città di Pesaro, la città di Kakegawa e la città di Tokyo da questo settembre, ovviamente per tutte le prossime edizioni, in particolar modo con musicisti anche italiani, pesaresi in questo caso, che andranno soprattutto nella prima fase a fare formazione di musicisti e artisti giapponesi. Questo legame appunto creato negli ultimi anni ha portato anche a un invito, a un momento ufficiale che si è tenuto all'ultimo Expo di Milano, quando la città di Kakegawa venne a Milano per presentare le sue caratteristiche turistiche e produttive, in particolar modo il tè verde, perché è un po' la capitale mondiale del tè verde di massima qualità, e quindi nella giornata che il padiglione del Giappone è dedicato a questa eccellenza e a questa zona, hanno fortemente richiesto la presenza dell'amministrazione di Pesaro proprio per iniziare questo percorso di avvicinamento. Era presente il sindaco, anche io, la delegazione anche ovviamente dell'orchestra e culturale, e da lì insomma si iniziò con un paio di serate anche dedicate anche alla nostra cultura a sviluppare questo tipo di rapporto. Rappresentanti della città, lo ricorderete, sono venuti in visita nella nostra città anche a maggio-giugno, adesso un po' la memoria mi fa difetto, comunque nella fine della primavera scorsa, per visitare non solo la città ma anche la regione, le opportunità turistiche, culturali ma anche economiche, perché come c'è l'interesse dell'export da parte loro rispetto al tè verde, rispetto ad altri prodotti agroalimentari naturali, c'è invece un interesse forte sempre sull'agroalimentare di acquisto, in particolar modo di vino e di olio. E quindi da lì si è portato avanti il ragionamento rispetto alle possibilità culturali e anche legate alla scuola, di cui poi dirò, ma volevo soffermarmi sull'importanza, tant'è che partner del progetto, anche se ovviamente il gemellaggio è tra città, ma si lavora a collegare le aree più vaste, quindi è anche la Regione Marche, e quindi l'idea è che la Regione Marche partecipi per la parte che compete ovviamente anche l'internazionalizzazione del commercio e dello scambio di prodotti, tant'è che nella prossima delegazione che partirà a fine mese, la settimana prossima, ad accompagnare anche il tour dell'orchestra, ma soprattutto a incontrare le realtà istituzionali nella loro città, a Kakegawa, a cui prenderà parte il sindaco, saranno presenti anche due rappresentanti della Regione Marche. Avrebbe dovuto esserci l'assessore Pieroni o l'assessore Bora, ma con i fatti tristi e ben noti del terremoto, tutta la regione ha dovuto rivedere un po' le proprie priorità, e Ceriscioli, che avrebbe dovuto essere in Argentina per un lungo viaggio, ha annullato, e quindi a scalare insomma l'opportunità del Giappone, che era maturata cronologicamente per ultima. Insomma, verranno dei funzionari per questa volta, ma c'è tutto l'interesse da parte della regione a creare invece un legame con l'area più vasta, che è quella della prefettura dello Shizuoka. Perché lo dico? Perché è una prefettura per noi altrettanto strategica come la città, e anche più, perché ci sono nella stessa area, quindi a qualche centinaio di chilometri, che in Giappone ovviamente sono relativi, sia la città di Mishima, che è la città in cui c'è il museo dedicato a Giuliano Vangi, quindi anche una prospettiva per noi di un pesarese acquisito e anche di sviluppare anche attraverso le sue opere un rapporto col Giappone, diciamo così, è la città del Giappone dove la figura di Vangi è massimamente riconosciuta e celebrata, ma soprattutto, lo dico
in termini di scala, ovviamente, non mettendo a confronto l'arte di Vangi con il tema musicale, è la stessa prefettura della città di, qui viene in soccorso il corso giapponese, i sorrisi a volte che impropri che i nomi giapponesi determinano, di Hamamatsu con l'H, che è la città per noi molto importante dal punto di vista strategico, perché è una città già riconosciuta nella rete UNESCO di città della musica, e quindi essendo la musica un network è fondamentale, la conoscenza, la vicinanza e il rapporto con le altre città già ammesse è un vantaggio ovviamente importante, oltre che un vantaggio in termini di rapporti relazionali e politico, ma soprattutto perché da questo punto di vista non è solo questo, ma è anche la città della Yamaha strumenti, oltre che della Roland strumenti, quindi anche questo in termini di rapporto di città della musica non è un tema da poco, ma è anche la città, essendo la città della Yamaha, la città della Yamaha Motors, che è una partecipata dell'originale Yamaha strumenti, e proprio per questo, tra l'altro, in Giappone, ma ne parleranno poi nelle prossime settimane anche direttamente con l'amministrazione, sarà occasione, stanno pensando anche di proporre originali progetti che leghino insieme musica e motori, perché è un tema notoriamente molto, molto praticato in Giappone, sia quello della musica che quello appunto dei motori. Quindi da questo punto di vista è un'opportunità importante, ovviamente quando è stata la delegazione qua c'è stata anche l'occasione di confrontarsi sui temi del turismo sostenibile, perché è un loro pallino, un loro obiettivo anche legato al paesaggio, ovviamente ravvisano nelle Marche in generale, come spesso si dice, e nella zona di Pesaro in particolar modo, quella realtà di qualità della vita e anche di longevità che è un po' simmetrica alla loro impostazione di territorio, di paesaggio, di qualità della vita, che viene ritenuto molto importante. Di più sarà importante questo rapporto per le scuole, perché come diciamo sempre, poi i gemellaggi partono da una scintilla che viene dalle amministrazioni, ma poi rimangono in piedi, rimangono vivi, se poi è la cosiddetta, quando troveranno un termine migliore, sarà sempre tardi, società civile, anche perché non so dirlo, che dovrà portarla avanti. Quindi dell'aspetto imprenditoriale, in parte ho già detto e vedremo, tra l'altro ci sono imprenditori pesaresi legati all'export che tra Kakegawa e Tokyo in queste settimane stanno aprendo e stanno puntando su quel mercato, ma soprattutto l'aspetto scolastico ed educativo, perché poi, come nel caso di Sarajevo, dove addirittura ancora non siamo a livello di gemellaggio, però c'è un rapporto vivo perché le scuole tutti gli anni hanno dei progetti importanti. E per quello che riguarda il Giappone, per l'appunto primario è il tema musicale, quindi i rapporti con il conservatorio, il rapporto con la formazione musicale, il rapporto con la nostra Accademia Rossiniana, in cui come conservatorio la maggior parte di studenti notoriamente sono sempre dell'est Europa, in gran parte anche del Giappone, ma c'è tutto un fronte rispetto alle arti, le arti grafiche, le arti applicate, che diventa interessantissimo. Il rapporto tra le nostre arti, la nostra tradizione, dico nostra in un ambito più ampio, della grafica, dell'incisione, tutta la storia della scuola del libro, ma anche arrivando, essendoci la regione, anche le tecniche della carta di Fabriano, con invece le tecniche millenarie giapponesi. La ceramica, penso che non serva dirlo, insomma, quale può essere l'interesse da questo punto di vista, soprattutto anche in termini di formazione, e ovviamente la possibilità di lavorare su temi che, soprattutto per le nostre scuole artistiche, possono essere fondamentali. È chiaro che per fare tutto questo, poi come oggi nei gemellaggi, occorrerà attingere, soprattutto per quello che riguarda le scuole, a fondi anche europei che mettono a disposizione per scambi di questo tipo. È molto interessante anche il tema sportivo, in particolar modo legato al rugby. Nei giorni in cui la delegazione di Kakegawa era a Pesaro si teneva anche il torneo giovanile di beach rugby a Baia Flaminia, hanno avuto modo di vederlo e sono rimasti molto impressionati da questo. E Kakegawa, riprova che è una città non grandissima ma importante e strategica, ospiterà ad esempio una delle partite del mondiale di rugby che si terrà nei prossimi anni, per cui hanno già iniziato anche con le nostre squadre un primo contatto di gadget e di segnalazione, però anche quello è un tema che può legare in maniera interessante le nostre due città. Quindi, per concludere, lo schema è questo, di un legame che si va a stringere tra la città di Pesaro e la città di Kakegawa,
e con però il rapporto conseguente per noi strategico anche dal punto di vista appunto commerciale ma anche turistico e promozionale, soprattutto le deleghe principalmente in capo alla regione piuttosto che ai comuni legati all'internazionalizzazione, legati appunto al turismo, in cui la regione Marche sposa il progetto e si lega ovviamente all'area più vasta che è quella della prefettura dello Shizuoka. Grazie Vice Sindaco, Assessore, e a questo punto, conclusa la relazione, possiamo dare via al dibattito sulla delibera che è stata adesso presentata. Se non ci sono interventi, a questo punto vuol dire che sono tutti d'accordo sul progetto, su questa firma per appunto questa sottoscrizione di patto di gemellaggio tra la città di Pesaro e la città di Kakegawa, e quindi a questo punto chiudo il dibattito e per dichiarazioni di voto, se ci sono delle dichiarazioni di voto, altrimenti non vedo iscritti per dichiarazione di voto, mettiamo in votazione l'atto. Bene. Quindi mettiamo in votazione la sottoscrizione di un patto di gemellaggio tra la città di Pesaro e la città di Kakegawa in Giappone. Se hanno votato tutti, posso chiudere. Presenti 28, votanti 28, favorevoli 28, all'unanimità. Ora dobbiamo mettere in votazione l'immediata eseguibilità. Bene, possiamo votare l'immediata eseguibilità. Immagino abbiano votato tutti. No? Non hanno votato tutti? Sì, comunque chiudo la votazione, espongo i risultati, presenti 28, votanti 28, favorevoli 28, l'immediata eseguibilità è concessa. Ringrazio i consiglieri e il vice sindaco Vimini per l'esposizione. A questo punto abbiamo un'ora di tempo per discutere le mozioni e gli ordini del giorno. Partiamo subito con la prima mozione che ha per oggetto, presentata dai consiglieri Amadori, Renzoni, Ceccaroli, Signorotti. Ah, eccola qua. Evviva. È la prima volta oppure il primo consiglio? Beh, allora un applauso si vuole. Un saluto di benvenuto alla neomamma. Bene, bene, siamo contenti. Bene, a questo punto siamo... L'immediata... Scusate, pensavo che la cosa fosse superata, invece c'è una richiesta di mozione con carattere d'urgenza presentato dal consigliere Giacchi su reperimento fondi per il finanziamento della ricostruzione nelle aree di Accumuli, Amatrice e Arquata del Tronto. Io mi scuso con il consigliere, pensavo che fosse superata, perché le spiego, nell'ufficio di presidenza e nella conferenza dei capogruppo si era ipotizzato in modo concreto per lunedì 26, ma dobbiamo definirlo con il sindaco e con la sua segreteria, si era ipotizzato di tematizzare un consiglio sul tema del terremoto e della prevenzione sismica, quindi legata alla protezione civile. Per questa ragione si pensava di inserire in quel consiglio tutto quello che riguardava il terremoto, però
non è stato comunicato, e comunque l'iter prevede che venga discussa l'urgenza così come è stata presentata, a meno che lei non dica: ho saputo dopo di aver presentato questa urgenza, e a questo punto inseriamo questo ordine del giorno insieme agli altri che riguardano il terremoto, nella sua libertà anche di poter fare questa scelta. E quindi mettiamo c'è questa richiesta di mozione con carattere d'urgenza presentata dal consigliere Giacchi. Se vuole illustrare, c'è il prenotato Bettini Alessandro. Vi siete girati le... No. È lui che si è preso la... Aspetti, che adesso si prenoti, consigliere. Perfetto, siamo tornati alla normalità. Sì, prego. È la mia vocazione a cercare di sostituirmi ai migliori. Dunque, per quanto riguarda l'urgenza, mi pare che l'impellenza dell'argomento sia tale che non possa neanche essere messa in discussione. Quindi chiedo che venga approvata l'urgenza e vi prego che non accada, come è già accaduto in passato, che l'urgenza viene bocciata e poi a seguire in seduta ordinaria venga detto: no, siamo in ritardo, ormai siamo fuori tempo massimo. Quindi vi prego, se possibile, di approvare l'urgenza. Se poi questa mozione non viene ritenuta idonea, si provvederà la maggioranza a bocciarla. Grazie. Prego. Se non ci sono pareri contrari, vuol dire che... Rossi Carlo. Evidente, Presidente, che ci sono pareri contrari per un semplice motivo: noi abbiamo fatto l'ufficio di presidenza e la conferenza dei capigruppo, quindi abbiamo avuto due riunioni, abbiamo deciso di mettere insieme tutti gli ordini del giorno, compresi quelli eventuali della maggioranza, in un unico consiglio monotematico, rispondendo a un'esigenza di natura nazionale e anche istituzionale che parte dall'ANCI regionale e poi dopo naturalmente sposato anche dall'ANCI nazionale. È evidente che l'argomento è assolutamente urgente, quindi condivido questo aspetto del consigliere Giacchi, però io credo che la partecipazione democratica venga attraverso uno strumento che è uguale per tutti, a cominciare da noi, e che riguarda questa cosa. Quindi io invito la maggioranza a bocciare l'urgenza di questo tipo, naturalmente. Bene, quindi uno a favore e uno contrario. A questo punto metto in votazione l'urgenza. Perfetto, metto in votazione l'urgenza. Hanno votato tutti? Allora, chiudo la votazione. Esposizione dei risultati: 29 presenti, 29 votanti, favorevoli 11, contrari 18, quindi l'urgenza non è approvata e andrà quindi al prossimo consiglio, al consiglio monotematico oppure al prossimo, se... Ora, a questo punto, se non ci sono, mi sembra di no, il primo ordine del giorno è presentato dalle consigliere Amadori, Renzoni, Ceccaroli, Signorotti, Fraternali e Panicali su convenzione con guardie zoofile. Se la prima firmataria vuole presentare l'ordine del giorno. Grazie Presidente. E questo documento è stato redatto dalla Commissione delle Donne Elette. Gli indirizzi infatti della nostra Commissione non sono soltanto rivolti a problematiche del mondo femminile, ma abbiamo voluto promuovere anche delle forme di collaborazione con altre associazioni, con delle associazioni del territorio, cercando di conoscere tutto ciò che riescono a fare e che portano avanti in maniera professionale progetti ed iniziative a vantaggio della nostra città. Ci siamo pertanto occupate un po' di tempo fa delle guardie zoofile e delle associazioni, in particolare l'OIPA e l'AMPAMA. E senza naturalmente togliere alla Commissione dell'Ambiente, è un interessamento che abbiamo fatto anche di comune accordo per conoscere nel dettaglio le loro attività ed il settore specifico in cui quotidianamente e costantemente operano.
Le guardie zoofile, infatti, sono guardie particolari giurate in possesso di decreto prefettizio, nominate ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della legge 611/93 e con qualifica di polizia giudiziaria, ai sensi della legge 189/2004. Si può già verificare, anche andando sui loro siti, che l'OIPA e l'AMPAMA svolgono numerose azioni che mettono in campo quotidianamente, che vanno dal miglioramento delle condizioni di detenzione degli animali di proprietà, al controllo dell'introduzione illecita di animali, al supporto all'interno dei canili, con la positiva conseguenza della prevenzione del randagismo sul nostro territorio. Come comune, infatti, conosciamo tutti l'onere per il mantenimento dei cani randagi ricoverati in strutture, e riuscirli a farli adottare senza lasciarli presso il canile comporta risparmi importanti e nello stesso tempo il miglioramento dell'esistenza dell'animale stesso e dell'ambiente. Le guardie zoofile svolgono una funzione pubblica per conto del nostro comune. Questi, infatti, con poteri di accertamento sulle leggi di competenza, hanno proprio la facoltà di redigere verbali, di comminare delle sanzioni amministrative per comportamenti illeciti e in alcune materie anche individuare reati, e collaborano costantemente con altri corpi istituzionali. E con questo documento chiediamo al Comune di contribuire tramite una convenzione alle spese che sostengono per compiere tale servizio, spese che poi sono molto contenute rispetto all'apporto migliorativo che immettono sul territorio con il loro operato. Il contributo serve a condividere con queste associazioni le spese generali di gestione, rivolto ad esempio al costo delle divise, dell'assicurazione, della benzina, nonché della stampa dei verbali che emettono per conto del comune stesso. Sappiamo tutti che la presenza di tali associazioni è pertanto molto importante, perché sono strutture ormai ben integrate nell'organizzazione comunale rivolto a tale settore, ed il nostro auspicio è che le guardie zoofile rimangano sempre attive e collaborative per tutelare il territorio. Anzi, cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i volontari, cittadini attivi, che quotidianamente collaborano con queste realtà. Grazie Presidente. Bene, grazie per l'esposizione. Vedo che si è prenotata Francesca Remedi, prego. Grazie Presidente. Ha già detto quasi tutta la consigliera Amadori, quindi vorrei aggiungere solamente poche cose. Prima di tutto ringraziare la Presidentessa che appunto ha dato la possibilità a me e alla consigliera Ceccaroli di portare questa realtà in una commissione che sembrerebbe avere altri orizzonti, invece ci ha dimostrato che possiamo parlare e discutere di tante cose, e la curiosità iniziale e l'impegno poi della Presidentessa è stata per me una piacevole sorpresa, e ringrazio anche l'assessore Ceccaroli che non ha mai mancato agli incontri con le associazioni che sono state fatte e ha comunque partecipato con attenzione, anche perché sono emerse delle cose che effettivamente noi non sapevamo. Noi bene o male sappiamo il lavoro che il corpo delle guardie zoofile svolge in tutto il pesarese e anche nei paesini, salvaguardia naturalmente degli animali, ma quando parliamo di animali non solo cani e gatti, ma anche di animali di enorme stazza, quindi prendiamo anche in considerazione la difficoltà molto spesso di riuscire a portare a termine questi interventi. Ma siamo venuti a conoscenza anche delle spese burocratiche di cui ha parlato adesso la collega Amadori, di cui non tutti erano a conoscenza. Io vorrei solamente dire una cosa per far comprendere l'importanza che del lavoro, del volontariato e dell'attività di questi ragazzi. E mesi fa nei giornali si è parlato della soffitta degli orrori e tutti sono rimasti scandalizzati, ma come si fa, 19 gattini, e poi guardate come vive la famiglia, ci sono anche dei bambini piccoli. Ecco, queste sono le situazioni che questi ragazzi quasi quotidianamente si trovano a dover affrontare, quindi non pensiamo che il lavoro delle guardie zoofile
sia quello di andare a salvare un gattino che è caduto in un tombino o quant'altro. Gli interventi che fanno molto spesso mettono addirittura a repentaglio la propria incolumità personale, e quindi credo che sia doveroso da parte dell'amministrazione chiedere in considerazione l'aiuto che ci hanno chiesto appunto queste associazioni. Un'ultima cosa, io sono molto dentro questo mondo, amando all'inverosimile gli animali, e mi capita sempre più spesso di parlare con giovani disoccupati oppure con pensionati che vorrebbero comunque darsi da fare per la città di Pesaro, e vedere nei loro sguardi una grandissima tristezza, perché sanno di non poter contribuire poi a livello economico una volta diventate a guardia zoofile, perché non hanno o la macchina a disposizione o non hanno i soldi per pagarsi la benzina o per poter far fronte a quelle che sono le spese amministrative e burocratiche. Quello che chiedono questi ragazzi è che l'amministrazione non si dimentichi di loro, perché è una realtà che oggi esiste e che può ancora crescere, perché c'è gente che veramente vuole far parte di questo mondo, di questa realtà bellissima che a Pesaro è ancora molto, molto forte. Non lasciamola morire. Io mi rivolgo anche all'assessore delle Noci, sicuramente speriamo, se verrà votata favorevolmente e mi auguro anche all'unanimità, che si possa parlare, visto che adesso c'è un pochino di disponibilità economica, di veramente aiutarli concretamente. Quello che chiedono è un aiuto per quanto riguarda la benzina, per gli spostamenti che sono fondamentali per naturalmente fare e poter svolgere i loro interventi, e per le pratiche burocratiche che in realtà sono per noi. E quindi veramente non limitiamoci nel caso in cui decidessimo ad aiutare, e io vi prego di farlo ad una contentino, ma veramente insieme all'aiuto dell'assessore, insieme alla commissione, anche alla commissione ambiente con il presidente Pozzi, riuscire veramente a dare un aiuto concreto. Loro non chiedono naturalmente una copertura totale, ma semplicemente un incontro per fare capire quelle che potrebbero essere le necessità economiche per poter riuscire di fatto a continuare a svolgere al meglio la loro attività e non disperdere le loro energie, e permettere a tante persone che vogliono entrare a far parte di questi corpi di poterlo fare. Ecco, io vi chiedo nel caso un contributo concreto, e se deve essere una contentino o no, perché ce la fanno da solo, non hanno bisogno di noi, se deve essere una contentino, quindi un aiuto concreto. Grazie ancora. Grazie. La parola ora alla consigliera Ciccaroli. Sì, grazie Presidente. E sì, come ampiamente argomentato dalle mie colleghe, che ringrazio perché davvero il lavoro è stato prezioso in commissione, in quanto abbiamo approfondito tutta l'attività delle guardie zoofile, ricevendole e audendole tutte. E, sì, rimarco nuovamente che sono persone volontarie che dopo un apposito corso di formazione, esame finale, ottengono la nomina da parte del prefetto di guardie particolari giurate. Sono quindi pubblici ufficiali con veri e propri poteri sanzionatori. E durante appunto i lavori di commissione abbiamo sentito i rappresentanti dell'OIPA e dell'AMPANA, delle sezioni di Pesaro Urbino. E da queste audizioni è emerso il prezioso servizio pubblico svolto e offerto all'intera collettività, ma spesso a molti misconosciuto. E le competenze sono estremamente varie, ampie, assicurano il rispetto delle norme poste a tutela del benessere degli animali d'affezione, contrastando il maltrattamento degli stessi, l'abbandono, l'omissione di soccorso, il loro impiego nell'accattonaggio, l'omessa iscrizione all'anagrafe canina, che prevede per esempio una sanzione in misura ridotta di 250 euro, interamente incamerata dai comuni, le condotte che generano il randagismo, ed è noto quanto i comuni possa costare il ricovero in strutture pubbliche e private dei cani vaganti, catturati sul territorio, costi a carico delle strutture pubbliche e private e a carico di tutti i cittadini.
E spesso, grazie all'attività di queste associazioni, molti cani sono stati adottati e non sono stati destinati al canile, con un risparmio importante per l'ente per la mancata detenzione a vita obbligatoria per legge. Per quanto riguarda Lampana, che è l'associazione che ho potuto conoscere più da vicino, volevo ricordare che nel triennio 2013-2015 il personale ha affidato circa 250 cani, pari ad un intero canile di grandi dimensioni, oltre a moltissimi gatti, tutti provenienti da situazioni di disagio e di maltrattamento. I dati del triennio si riferiscono a 1116 ore di servizio gratuito, di volontariato, 88 sanzioni amministrative, 6 sequestri penali, 8 notizie di reato e 200 appunto adozioni. Si tratta di controlli capillari su tutto il territorio, spesso interventi nel giorno della domenica o durante la notte. Accanto a questo servizio di prevenzione, informazione e collaborazione con i cittadini su tutte le tematiche ambientali ed animali, e l'associazione partecipa anche come parte civile in tribunale nelle cause dei sequestri, preparando memorie e ogni tipo di documentazione utile. Infatti la Presidente de Lampana è anche un avvocato, un legale, e quindi tutta l'attività legale è sempre attività di puro volontariato. Pubblici ufficiali dunque che collaborano quotidianamente per rendere il territorio migliore, rendendo un vero e proprio servizio di cittadinanza attiva. E nonostante questo, come abbiamo ben detto, questo servizio è di puro volontariato e a titolo gratuito, e per questo chiediamo alla Giunta e agli assessori competenti di impegnarsi affinché possa essere stilata quanto prima una convenzione tra le parti per assicurare loro un contributo per le spese vive che in questo momento sono interamente a loro carico. Quindi benzina, assicurazione, manutenzione dei mezzi, perfino, come hanno detto le mie colleghe, le stampe dei verbali di notifica e le spese postali. Spesso anche le spese veterinarie per gli animali sequestrati, affidati in custodia ai volontari, sono a loro carico. Al momento queste associazioni non hanno nessuna convenzione con nessun ente e si gestiscono a fatica esclusivamente con campagne di tesseramento e autofinanziamento. E chiediamo appunto quindi di nuovo di sostenere questa preziosa opera di volontariato e di stilare quanto prima una convenzione per il rimborso di queste spese. Grazie. Prego, ora non vedo altre richieste di intervento, anche se devo dire che il dibattito è stato molto sentito e partecipato. Se l'assessore vuole intervenire per la giunta, vuole intervenire sulla questione, altrimenti no, non c'è da parte della giunta, quindi non c'è nessun tipo di intervento. A questo punto apro la fase della dichiarazione di voto. Per dichiarazione di voto c'è qualche gruppo che si vuole prenotare. Prego, Carlo Rossi. No, semplicemente, Presidente, perché io sono molto soddisfatto di questo ordine del giorno, perché io sono soddisfatto quando vengo qui, imparo qualcosa di nuovo, e anche oggi su questo ordine del giorno imparo qualcos'altro che non conoscevo. La materia è complessa e ovviamente riguarda questa benedetta fase che riguarda sempre l'aspetto del volontariato rispetto a quelle che sono le energie e le risorse che i cittadini spendono per fare delle cose che a volte vengono tolte anche alle istituzioni. Quindi c'è questa collaborazione che secondo me va messa in atto in generale ai vari livelli, anche su questo argomento ma anche su altri, e ringrazio quindi la Commissione che ha fatto un buon lavoro, perché ripeto, è stato trattato anche con una certa passione questo argomento sia dalla Presidente che dagli altri consiglieri che sono intervenute. E anche in questo caso quindi credo che il gruppo BD voterà favorevolmente, perché questo è un impegno che naturalmente riguarda anche i cittadini che spendono energie eccetera, e è ovvio che il Comune non possa comunque far finta di niente, cercare ovviamente di collaborare al meglio anche stipulando anche eventuali rapporti di altro tipo, come chiede appunto questo ordine del giorno, per cui il voto del gruppo PD sarà favorevole. Se non ci sono altre richieste di intervento per dichiarazione di voto, chiudiamo questa fase e mettiamo in votazione l'ordine del giorno presentato dalle consigliere Amadori, Renzoni, Ceccaroli, Signorotti, Fraternali e Panicali su convenzione con guardie zoofile. Quindi possiamo votare.
Bene, a questo punto chiudo la votazione, espongo i risultati, presenti 30, votanti 30, favorevoli 30, quindi è approvato l'ordine del giorno all'unanimità. Ora abbiamo la seconda mozione presentata dai consiglieri Dall'Asta e Crescentini per richiesta di modifica della viabilità di Viale della Repubblica. Se ecco, Dall'Asta può presentare la sua sì, ho mozione. Una comunicazione. Sì. Abbiamo deciso di ritirare la mozione perché parlando con l'assessore Briglia riteniamo sia più costruttivo affrontare il problema delicato di Viale della Repubblica in commissione, anche per vedere quali soluzioni possono essere diciamo più convenienti e sicure per la città. Quindi oggi ritiriamo la mozione e decideremo poi in futuro quando discuterla. Grazie. No, aspetta, se la ritira, è ritirata, la deve ripresentare, non è che il regolamento è chiaro, ritiro, non è che lei può. Allora, o la ritira e poi se le cose in commissione non vanno secondo la sua sì, diciamo volontà può ripresentarlo, ma poi va in coda. Sì. Oppure lo discutiamo, non è che uno può. No, no, la ritiro, ritiro. No, no, ma ci mancherebbe, non ritiro, voglio sì, sì, obbligarla la, a far nulla. La ritiro solo, perché abbiamo già parlato con l'assessore. Benissimo, grazie. Perfetto. Grazie. Sì, si prenoti. Prego. Approfittando un minuto dello spazio che lascia libero, vorrei dire che non so se tutti sono informati, penso che lo siano tutti, di un evento importantissimo che è il fatto che l'azienda Marche Nord sta presentando il piano aziendale per il prossimo biennio e lo ha già presentato ai sindacati. Questa assenza di ogni interesse in quest'Aula per questo argomento lo trovo veramente colpevole. Trovo che questo Consiglio debba invitare la direzione dell'azienda per presentare, oltre che ai sindacati, come doveroso, il piano aziendale anche a questo Consiglio, perché è un elemento decisivo sì, per questa città. E qui mi fermo perché ovviamente è solo una mozione d'ordine a ricordare, forse non so neanche se è corretto. No, infatti, però non l'ho voluta, non ho voluto, però, non ho voluto impedirle. L'argomento è di tale importanza. Non è una mozione d'ordine, però ho capito, adesso la sua richiesta la possiamo formulare anche nell'ufficio di presidenza, lei come vicepresidente ha tutti i titoli per poter calendarizzare questa proposta. Volevo però che sì, tutti sì, fossero a conoscenza sì, sì, capito, dell'argomento che è di uno importanza straordinaria. Le spiego non, d'accordo, senza d'accordo, volere. D'accordo. Ecco, non è una mozione d'ordine perché altrimenti d'accordo, tutti con la mozione d'ordine pongono delle questioni al Consiglio in modo aperto, diventa poi a quel punto non ha più senso avere l'ufficio di presidenza. Siccome no, spiego perché l'ho fatto, sapendo che non era perfetta come procedura, perché passando per esempio per un'interrogazione i tempi burocratici sono lunghi, invece in questa maniera mi auguro che si arrivi ad invitare la direzione in tempi stretti. Va bene. Perfetto. Allora, la mozione successiva, la numero 3, e purtroppo manca il consigliere Pozzi e Santini il primo. Ah no, è presente, scusi, eccolo qua. Non l'avevo vista prima perché nella sua... mi scuso, non avevo visto la sua presenza prima, abbia pazienza. Quindi, scusi? Allora, mozione presentata dai consiglieri Amadori, Cristina ed altri su miglioramenti, raccolta differenziata. No, io pensavo all'emendamento, non vedevo le persone presenti e chiedevo appunto, visto che mancavano le persone, mi sembrava, abbia pazienza, e mancava anche l'assessore Briglia, quindi cercavo di prendere la cosa al volo per rimandarla. Però, visto che c'è la consigliera Amadori, prego la parola per presentare la sua mozione. Prego. Grazie Presidente. Leggendo già la premessa della mozione che noi consiglieri di maggioranza abbiamo voluto presentare, rimarchiamo naturalmente l'efficienza della società Marche Multiservizi, perché è riuscita ad instaurare un buon approccio integrato di collaborazione con tutti i soggetti del nostro territorio che usufruiscono
dei suoi servizi. Sappiamo infatti benissimo, ad esempio, nell'ambito, nel settore dei rifiuti, quanto la raccolta del rifiuto sia comunque un servizio complesso, perché dietro al semplice gesto serale o mattiniero della raccolta del sacco abbiamo prima di tutto la consapevolezza del cittadino a separare i rifiuti, la buona e continua comunicazione nonché istruzioni che il cittadino ha ricevuto e riceve costantemente per la buona separazione del materiale di rifiuto, la scelta dell'amministrazione sulla modalità di raccolta, che può essere a porta a porta, in prossimità o quant'altro, senza dimenticarci della continua gestione aziendale messa in atto dall'azienda Marche Multiservizi allo scopo di garantire e raggiungere quegli obiettivi che l'amministrazione si è prefissata e che alla fine... Scusi consigliera, la interrompo perché c'è molta confusione in aula. Se possiamo creare un clima di silenzio per poter ascoltare la presentazione, io credo che sia la cosa migliore, anche perché l'argomento è un argomento impegnativo. Penso interessante. Sì, interessante, impegnativo. Quindi, ecco, se fosse possibile ripristinare un clima di silenzio in aula per poter ascoltare la presentazione della consigliera. Sulla base di quello infatti che ho detto, sappiamo benissimo che la corretta gestione aziendale per tutti i servizi portati avanti da Marche Multiservizi comporta un continuo lavoro di preventivazione, di attuazione e controllo, e quindi di questo ne siamo tutti consapevoli. Però con questo documento abbiamo voluto evidenziare dei miglioramenti che potrebbero sicuramente rendere più efficiente il servizio e migliorare anche forme del servizio stesso. Ne cito alcuni perché abbiamo cercato di dettagliarli poi nella mozione stessa, che però per me sembrano molto importanti. Per esempio un servizio più tempestivo e migliorativo nella raccolta fuori cassonetto, nella pulizia e nel rinnovo dei cassonetti. Sulla valutazione, per la valutazione sulla proposta della possibile implementazione magari della raccolta differenziata porta a porta per il raggiungimento di una percentuale sempre maggiore di rifiuto differenziato, oppure ad esempio nei quartieri in cui vi è la raccolta di prossimità vedere se c'è la possibilità di valutare l'indifferenziata del porta a porta almeno per una volta alla settimana, dare magari una forte attenzione ai ripristini stradali, anche perché il Comune sta asfaltando moltissime strade della città e pertanto è necessario porre una maggiore attenzione sui lavori di intervento causati dalle ritture delle tubazioni. Quello di aggiornare il proprio sistema con le nuove lottizzazioni e alle nuove esigenze della città riguardo ad esempio allo spazzamento stradale, alla richiesta magari di collaborazione ai progetti di tirocinio formativi promossi dall'assessorato ai servizi sociali per i soggetti disoccupati, anche magari un maggior supporto del servizio gratuito dei nostri volontari nella raccolta degli sfalci vegetali. Adesso l'estate va finendo, però abbiamo visto che è stato comunque una questione molto complessa. Per noi, per i nostri volontari, questo sicuramente è una questione molto importante. Ricordiamo infatti che a Pesaro siamo riusciti col progetto Volentieri Volontari a coinvolgere circa 180 cittadini nel tenere pulito le nostre zone, i nostri quartieri. E poi anche magari della definizione del fondo, di un fondo anticrisi congruo alla popolazione, naturalmente compatibilmente con quello che è comunque il risultato di bilancio conseguito. Ricordiamo infatti che già nel 2014 erano stati stanziati 70.000 euro, nel 2015 uguale 70.000 euro, nel 2016 magari mi sembrava sui 100.000 euro, si chiede comunque di poter, diciamo così, implementare questo fondo. Ed inoltre, e questo l'abbiamo messo come parte finale perché per noi è anche molto importante, quello di vedere, di valutare poi comunque gradualmente nei prossimi esercizi anche una riduzione tariffaria, naturalmente sempre sulla base di prudenti valutazioni di equilibrio aziendale. Sappiamo benissimo che società Marche Multiservizi è una società molto, molto grande, una società, voglio dire, ben strutturata e con una sua ormai una formazione molto, molto attenta, e quindi di conseguenza non è che chiediamo nell'imminenza di avere un abbassamento della tariffa, ma naturalmente gradualmente verificare con loro se c'è la possibilità di ottenere delle riduzioni. Grazie Presidente. Bene. Grazie
alla consigliera Amadori per la presentazione dell'ordine della mozione. Ora la parola alla consigliera Renzoni Bezzicari Anna Maria. Grazie Presidente. Non me ne voglia la consigliera Amadori, però visto l'importanza degli argomenti che sono stati trattati in questa mozione e visto anche che questi argomenti erano già stati proposti da noi della minoranza in varie occasioni, non capisco perché questa mozione non è arrivata nella Commissione Ambiente. Che cosa ci sta a fare allora la Commissione Ambiente? Scusate, cioè non è che si poteva anche condividere, come dite sempre voi quando noi portiamo qualcosa, no? Si poteva condividere anche da noi della minoranza, visto che sono argomenti che da anni e anni e anni riproponiamo, ma che non volete mai discutere. Allora io mi chiedo cosa ci sta a fare la Commissione Ambiente, visto che con un argomento di tale importanza non è stata né convocata per la discussione né convocata per la condivisione di questa mozione, perché l'avremmo condivisa volentieri, visto che gli argomenti sono prioritari per noi. E mi dispiace questo comportamento, sinceramente sono molto indignata e anche mortificata, perché sono argomenti che si potevano trattare insieme. Grazie. Prego. La parola al consigliere Falcioni Stefano. Volevo ribadire un po' l'introduzione fatta dalla consigliera Amadori, perché penso che questa sia una materia importante riguardo intanto la nostra municipalizzata. Parto dal fatto che abbiamo una municipalizzata seria e il fatto stesso che sia inutile lo dimostri rispetto a tante altre municipalizzate in altre parti, in altre città in altre città d'Italia. Non siamo soddisfatti, quindi vorremmo che maggior collaborazione, ecco, maggiori spunti di indirizzo che la Giunta e il Consiglio possono dare a Marche Multiservizi portino a un raggiungimento maggiore della raccolta differenziata, soprattutto riguardo le nuove modalità, quindi un miglioramento anche, come diceva la mozione, raccolta fuori cassonetto, risvalti vegetali, tutto quello che abbiamo scritto, ma anche per quanto riguarda la percentuale. Per fare questo, se penso che sia importante un maggior coinvolgimento tra Marche Multiservizi e l'amministrazione comunale, soprattutto riguardo appunto i progetti che sta mettendo in atto l'amministrazione comunale. Quello che diceva Madola Cristina riguardo il progetto dei volontari è vero. Abbiamo un progetto che coinvolge diversi volontari che sono pronti al miglioramento, alla manutenzione delle aree verdi, però spesso non corrisponde un'adeguata da parte dell'azienda risposta all'esigenza dei volontari, soprattutto in questo periodo che vede il coinvolgimento di diversi profughi, di diversi profughi che sono coinvolti in questi progetti e dove abbiamo appunto potenzialità che non vengono poi date risposte dall'azienda. Noi vorremmo che questo sia appunto un punto strutturale, ecco, che ci sia maggior collaborazione con l'amministrazione in questo senso, nel senso del fondo anticrisi, abbiamo detto di collaborazione anche con i progetti dei servizi sociali che abbiamo visto che già sono in atto, però vorremmo anche che siano, ecco, più consolidati. Con riguardo all'assessorato ai lavori pubblici, facciamo un lavoro enorme di asfaltature, questo non corrisponde il lavoro, ecco, puntualmente Marche Multiservizi non risponde nei ripristini che dovrebbe fare in seguito ai loro lavori. Ecco, questi sono alcuni punti, alcuni indirizzi dove noi chiediamo che ci sia si intravede un percorso di miglioramento e soprattutto quello che ci preme, ecco, un percorso anche di gestione migliorativa per arrivare a una riduzione della TARI. Penso che la TARI è una questione che riguarda un po' tutti, soprattutto le aziende, soprattutto i cittadini, e noi vorremmo che
questo passaggio, questo percorso, questo incontro che avvenga con Marche Conti Servizi ci consente di arrivare gradualmente, già dal prossimo anno, dal 2017, a una riduzione della tariffa della Tari. Grazie. Bene, vedo che si è prenotato il consigliere Dario Andreolli. Prego. Grazie Presidente, ma io credo che sono molto contento di questo ordine del giorno, non perché lo condivida, ma perché credo che ci sia necessità sempre più forte di parlare di un tema che è stato oggetto anche di dibattito lungo questo anno. E bisogna dire che questo ordine del giorno non nasce a caso, nasce da due considerazioni. Il primo nasce, parlo da parte della maggioranza, per dover giustificare, per dover porre rimedio a quello che è stato un errore nel corso di quest'anno, che è stato l'aumento della Tari. Un aumento che tutti quanti, anche coloro che hanno dovuto e hanno votato il bilancio, è stato mal digerito, ed è un aumento che mi auguro che sia la prima e l'ultima volta che avvenga da parte di questa giunta, a fronte di un impegno che era stato preso quando si è incominciato il percorso della raccolta differenziata. Quando il servizio è cambiato si era detto che gradualmente nel corso degli anni il costo della tariffa, visto che il comportamento di virtuoso da parte dei cittadini pesaresi permetteva un riciclaggio sempre maggiore, la diminuzione della tariffa sarebbe stata costante e progressiva nel corso degli anni, impegno disatteso nel corso degli anni. Ma questa mozione parte anche da un'altra consapevolezza, che certamente la solidità dell'azienda che nessuno mette in discussione, ma anche dal fatto che nel corso degli ultimi mesi, nel corso degli ultimi anni, questo servizio ha vissuto e vive tuttora sempre maggiori criticità, se non di servizi, chiamiamoli pure come ognuno come preferisce, io in alcuni casi li chiamo di servizi, e che vado poi ad elencare, prendendo spunto alcune considerazioni che non mi sento di condividere, o meglio, condivido nell'impianto generale, ma che secondo me rappresentano una generalizzazione troppo ampia che non mi fa avere fiducia da un certo punto di vista. Si parla di miglioramento della raccolta di rifiuto con particolare riferimento alle problematiche inerenti alla raccolta di prossimità. Ecco, in questo senso viene citata anche l'esempio della raccolta di sfalci verdi. L'assessore ha ricordato in quest'Aula che un 2% di miglioramento della raccolta differenziata è dovuto proprio agli sfalci verdi, ed è dovuto al fatto che in alcuni quartieri dove si produceva maggiori sfalci verdi è stata introdotta la formula, secondo me, ottima, la migliore per poterlo fare, che era quella dell'isola ecologica del verde, in modo tale che, soprattutto laddove ci sono molti giardini, la gente non era obbligata ad accumularlo nel proprio giardino, doveva accumulare per strada, ma lo portava nell'isola ecologico, il giardino privato era pulito all'istante, Marche Multiservizi ottimizzava il costo del servizio perché faceva un solo punto di raccolta, e questa modalità che avevamo suggerito e all'assessore ha detto che ha funzionato, ha portato un miglioramento. Di conseguenza penso che il miglioramento di questa della raccolta dei rifiuti laddove c'è la prossimità è un miglioramento che va fatto assolutamente, va fatto però implementando questa possibilità, perché vedi, io quando ho sentito dire valutazione della proposta di implementazione della raccolta porta a porta per il raggiungimento di una percentuale, ecco, questa è una parte che io non mi sento di condividere, perché se si assume, se l'obiettivo è il miglioramento dell'indice di raccolta differenziata ed è il miglioramento della performance, si deve ragionare a 360 gradi su quale sia la modalità per raccogliere, e non suggerire noi quale sia, perché io sono convinto che in alcune realtà dove questo servizio funziona di prossimità, l'introdurre il porta a porta non porterebbe ad un miglioramento,
non solo in termini quantitativi di raccolta, ma porterebbe ad un aumento conseguente dei costi, e lo sappiamo tutti che la Tari, andando a coprire i costi del servizio, non si può pensare di ridurla se noi aumentiamo il costo del servizio. Noi dobbiamo partire dal presupposto che dobbiamo migliorare il servizio, dobbiamo partire da questo obiettivo, non dal come vogliamo fare. Allo stesso modo trovo che sia sbagliato votare un qualsiasi documento di indirizzo senza che venga contenuto quello che secondo me dovrebbe essere l'obiettivo vero, la sfida vera da parte di questa amministrazione, che era quella che era stata suggerita, diciamo anche in un dibattito molto ampio che era stato fatto più o meno un anno fa, quello della tariffa puntuale. La tariffa puntuale, che è il principio che chi più raccoglie meno deve pagare, deve essere la frontiera sul quale il servizio si spinge. E il fatto che in un documento della maggioranza non venga introdotta questa parola all'interno di due punti che invece secondo me la dovevano tenere in considerazione, non mi fa propendere per un giudizio positivo di questo documento nel suo insieme, se non per alcuni punti che sono quelli, diciamo, negli altri che non ho citato, che invece sono credo che siano ampiamente condivisibili, in particolare quello cercando di integrare la parte di volontariato, anche se non va ricordato che laddove esistono delle convenzioni in essere sullo sfalcio in alcune realtà territoriali come Giardini, come Aiuole, deve essere a farlo, non devono essere i volontari, ma deve essere chi ha il contratto di servizio, perché i volontari devono essere un più rispetto ad un servizio che viene pagato alle aziende e non devono essere la toppa che si mette ad un buco che oggi esiste. E purtroppo devo constatare che l'impegno dei volontari a volte è superiore rispetto all'impegno che c'è stato da parte delle aziende di adempiere al loro contratto di servizio. Di conseguenza, queste considerazioni che vanno poi implementate rispetto al discorso che non ribadisco in quest'aula, ma che tutti cortesemente, però Presidente, se ci viene messo anche il timer uno si rende conto, se no ma non è 10. No, ma io lo dico altrettanto fuori, non potevo, ma e insieme alle considerazioni legate al servizio di raccolta porta a porta in centro, che non ribadisco in quest'aula ma che mi trovo contraria, il fatto che non venga neanche qui citata mi fa propendere per una non condivisione di questo documento e di conseguenza ad un voto contrario da parte mia. Grazie consigliere. Finora, perché non c'era mai stata occasione, i 5 minuti erano sempre stati rispettati. Sì, le mozioni sono 5 minuti, invece le delibere sono 10. Però io non ho mai tolto la parola, qui siamo un consiglio, è chiamato a consigliare, no? C'è una consigliatura, quindi non... Se uno conosce i tempi, certo. Prego. E adesso è visibile, sì. Passare a Fabrizio. Ho azzerato. Grazie Presidente. Ria zero. Sì, ma penso di metterci meno. Cerco di capire se è lo stesso Consiglio Comunale di qualche mese fa e se è la stessa città. Ci prendete in giro, dite la verità. Allora, siamo stati con la Commissione a fare un sopralluogo alla discarica. Discariche che stanno facendo il possibile per riempire, perché entro 15 anni dovrà essere chiusa. Il possibile per riempire vuol dire prendere i rifiuti anche da fuori, perché ovviamente ogni tonnellata di rifiuti sono soldi per marche multiservizi. Qual è l'utile nel quale marche multiservizi si può ritenere soddisfatta? No, perché voglio capire, 9 milioni non sono sufficienti per poter ridurre la tassa. 10, 15, 30, qual è l'utile dove marche multiservizi dice ok, da questo momento poi posso decidere di abbassare la Tari? Ma pochi mesi fa, a parte 4 di voi che sono usciti nel momento della votazione, avete votato a favore dell'aumento della Tari. Oggi cos'è? Cos'è questa mozione? È una presa in giro? Cioè volete giocare su questa cosa qui?
Le parole, io sono stufo delle parole, quando è l'ora dei fatti e si deve schiacciare quel pulsante per dimostrare realmente quello che si crede di fare, è lì che deve essere dimostrato. Non con questi discorsi sulle emozioni, sulle buone volontà, su quello che potrà essere. Sono i fatti che contano, non altro. Io sono stufo di essere preso in giro. Non va bene così. Ma che gioco è? A cosa pensate di fare? Cioè, io non riesco a capire. Su questa cosa qui dei rifiuti abbiamo parlato e riparlato. Alla prova dei fatti, quando era ora di dimostrare realmente l'esigenza di quello che si voleva fare per il bene dei cittadini, è stato votato, non dico all'unanimità, ma dalla maggioranza, la volontà di aumentare la tassa. E Marche Multiservizi aveva dichiarato più di 9 milioni di utile. Allora, qual è il limite entro il quale una società, che giustamente deve guadagnare, decide poi al momento che è opportuno di iniziare a abbassare la tassa? Ci volete prendere in giro? Dite la verità. Cos'è questo gioco? A me non mi sta bene. Silvia sarà molto più precisa con i numeri in questa cosa e entrerà nel merito. Ma vi ripeto, non prendeteci in giro. Va bene tutto, ma non prenderci in giro. La parola al consigliere Crescentini. Sì. Anche noi come minoranza avevamo presentato più di una volta delle richieste per rivedere la raccolta al centro, per vedere anche come riorganizzare la raccolta dei rifiuti, e ci sono sempre state bocciate tutte le richieste, le mozioni. Anche io chiedo, mi domando come mai questa mozione, alcune di queste domande non sono state fatte all'interno della commissione controllo partecipate. Potevamo convocare Marche Multiservizi e chiedere se fossero meno disponibili a fare quello che adesso gli si chiede. Quindi stiamo facendo qui una richiesta a un consiglio comunale che tranquillamente può votare di sì, perché se vediamo nell'ottica di una mozione come si fa a non votare di no, no? Si chiede di riorganizzare, si chiede di poter abbassare la tariffa. Mi dispiace che la consigliera Amadori non era presente all'ultima commissione controllo partecipate dove abbiamo esaminato il bilancio di Aspes, che è sempre, più che il bilancio è interessante quello che ci ha detto il direttore di Aspes, dicendo che anche loro hanno difficoltà ad ottenere i dati da Marche Multiservizi. Io faccio presente che ho fatto già 3 solleciti a Marche Multiservizi per avere dei dati sulla dispersione dell'acqua e sui rifiuti e mi sono stati ancora non ho avuto risposta. Ecco, quindi noi qui stiamo facendo veramente, come si dice in maniera molto, i conti senza l'oste. Qui stiamo chiedendo delle cose ma senza coinvolgere la società partecipata. Io sinceramente questa mozione mi lascia molto perplessa, perché posso essere favorevole nell'impostazione generica ma rimango contraria alla modalità, perché tutte le nostre mozioni devono prima passare in commissione. Quando presentate voi una mozione, giustamente avete la maggioranza, come solito ve le approvate subito. Ecco, io però mi impegno a questo, che la prossima commissione controllo partecipate verterà su questi temi, quindi coinvolgeremo Marche Multiservizi, proviamo a fargli queste domande e vediamo quello che rispondono. La parola alla consigliera Amadori Cristina, che prima era intervenuta per presentare l'ordine della mozione e ora può partecipare al dibattito con il suo intervento. Prego. Sì, il mio intervento sarà breve, perché quello che volevo già, diciamo così, esternare l'ho fatto con la mozione. La mozione è frutto naturalmente di un percorso che anche all'interno del nostro gruppo è stato effettuato. Anche noi siamo diverse teste, quindi ci siamo riunite per arrivare a delle considerazioni finali, al di là delle mozioni e degli ordini del giorno presentate dalla minoranza. E quello che noi abbiamo approvato ultimamente non è stato un aumento della tariffa, ma ricordo che era un adeguamento della tariffa, quindi in quella sede non aumentare 200.000 euro della tariffa non mi sembrava, sempre naturalmente aumento è, perché per carità, quando anche un cittadino deve pagare in più un euro è una cosa importantissima che non va presa sotto petto. Però quello che volevo dire io è che volevamo arrivare ad un'argomentazione come maggioranza più lineare e vedere attraverso Marche Multiservizi se vi era poi la possibilità di impostare un dialogo che doveva principalmente, diciamo così, vedere un miglioramento di quelle che erano i servizi.
per le diverse lamentele anche che i consigli magari di quartiere percepiscono all'interno dei quartieri stessi, quindi una maggiore pulizia, le aree che diventano sempre più vaste e quindi devono essere pulite e queste cose qua, perché molte volte i servizi ci sono, sono ben fatti, ma poi se manca, diciamo così, la finezza e il miglioramento, sembra che una società vada in degrado e in bruttura. Ed inoltre per vedere se poi alla fine si riusciva ad arrivare ad un abbassamento della tariffa. È logico che abbassare la tariffa non possiamo dirlo noi, dobbiamo vedere quelli che sono anche gli equilibri aziendali e questo è il discorso. Non vogliamo prendere in giro a nessuno, non sono d'accordo con Andreoli che i volontari sostituiscono naturalmente i servizi di Marche Multiservizi, perché collaborano e fanno quello che possono, sono volontari, non sono lavoratori. Comunque sia, per ultimo, noi non vogliamo prendere in giro a nessuno, perché per carità siamo tutti qui per lavorare per la nostra città. Grazie. La parola per l'intervento a Silvia De Midio. Grazie Presidente. Allora, io leggendo questo documento non posso non fare delle osservazioni. Prima di tutto sulle premesse. Qui c'è una lode a Marche Multiservizi che non condividiamo per alcuni motivi che vi vado ad elencare. Allora, noi attualmente siamo al 65% di raccolta differenziata e siamo scesi rispetto agli anni precedenti e come ormai è noto a tutti, dentro questo conteggio ci sono anche gli assimilati industriali, quindi che in qualche modo viziano questo dato. E la produzione di rifiuti è abbastanza alta, perché è notevolmente alta, sono 572 kg a persona. Questo significa che non è stata fatta una politica per la riduzione dei rifiuti. Sono andata a confrontare con i risultati di Fano. Fano ha il 74% di raccolta differenziata, produce un po' meno rifiuti, 542 kg, e ha dei costi anche per i cittadini inferiori rispetto a quelli del servizio che noi abbiamo a Pesaro. A livello provinciale, solo 17 comuni su 57 gestiti da Marche Multiservizi hanno raggiunto il 65% di raccolta differenziata, quindi anche qui io come giudizio nei confronti dell'azienda a livello provinciale non sono assolutamente contenta. E, oltretutto è dimostrato che la raccolta differenziata, se il gestore è onesto, diminuisce i costi per i cittadini. Negli ultimi 10 anni abbiamo fatto una ricerca, le bollette, cioè il costo dei rifiuti è raddoppiato. Quindi non condividiamo assolutamente che Marche Multiservizi ha raggiunto tutti questi buoni risultati, sicuramente si può fare di più. Quindi le premesse già per noi è un documento appunto che non riusciamo a condividere. Poi qui dite le istituzioni e la cittadinanza hanno apprezzato le modalità organizzative, anche qui l'esempio che mi viene prima di tutto in mente è quello del centro storico, perché chiediamo ai cittadini del centro storico se sono contenti di come viene fatto il servizio. Abbiamo cercato di portare delle proposte, ma nulla è stato fatto. Qui si parla di prevenzione e riduzione della fonte del rifiuto. Anche qui avrei una nota da fare, cioè che cosa ha fatto Marche Multiservizi in risposta comunque a indirizzo politico di questa giunta per ridurre i rifiuti. Io vi ricordo che nella scorsa legislatura il consigliere Mirko Ballerini ha portato avete provato chi c'era all'unanimità una mozione per la costituzione di 7 casette dell'acqua, proprio perché quello era un qualcosa che andava verso la riduzione del rifiuto. Bene, io ho presentato, la prima cosa che ho fatto quando mi sono insediata in questo consiglio è un'interrogazione per chiedere: ma ste casette dell'acqua che fine hanno fatto? Sembrerebbe la risposta dell'assessore Briglia che non sono state fatte perché manca un filtro a norma, quindi non so, in tutta Italia fanno casette dell'acqua, a Pesaro non riusciamo a farle. Quindi manca totalmente una politica comunale che vada verso la riduzione, quindi tutte parole e fatti zero. E poi per quanto riguarda l'ottimizzazione della raccolta differenziata, qui faccio una nota anche a Andreoli. Allora, abbiamo discusso tante volte e è dimostrato che
il metodo che porta a migliori risultati è il metodo porta a porta. Quindi non si può parlare di altro, ma non perché non è un indirizzo politico questo, è una nota tecnica. Il porta a porta deve essere accompagnato da una tariffazione puntuale. Il cittadino che differenzia deve essere premiato con la diminuzione della bolletta. Quindi noi siamo indietro anni luce a Pesaro. Il fatto che non ci sia un porta a porta esteso a tutta la città e che la tariffa puntuale è ancora un miraggio la dice lunga. Per quanto riguarda quello che noi andiamo a chiedere, cioè quello che voi andreste a chiedere, allora, miglioramento della raccolta dei rifiuti con particolare riferimento alle problematiche inerenti alla raccolta di prossimità. A me qui mi viene da dire, cioè si chiede a Marche Multiservizi di passare più spesso praticamente? È questo che secondo voi porta a dei risultati, all'ottimizzazione della raccolta differenziata nell'ottica della prevenzione della riduzione? A me sembra molto peggio, perché se qui si educa il cittadino a dire buttate pure, perché tanto passiamo più spesso, invece no. Quindi secondo me questo punto è assolutamente in contrasto con quella che dovrebbe essere una politica di educazione dei cittadini. Potremmo essere d'accordo chiaramente sull'implementazione della raccolta differenziata porta a porta, che dovrebbe essere estesa a tutta la città, sul fatto appunto che si chiedono degli interventi. Secondo noi è assolutamente scontato che la Giunta debba fare una verifica puntuale, un aggiornamento riguardo allo spazzamento stradale, e troviamo assurdo che una società con svariati milioni di utili debba chiedere l'ausilio ai volontari o ai profughi. Cioè, ci sembra assolutamente un'assurdità. Un'altra nota, mi aggiungo un po' a quello che ha detto Larenzoni. Allora, noi qui abbiamo portato una mozione un anno fa circa, in cui chiedevamo di andare in regione con delle osservazioni al piano regionale della gestione dei rifiuti. Ci è stata bocciata senza alcuna motivazione, con la premessa da parte dell'assessore Briglia che avremmo portato questo argomento in commissione. La commissione ambiente è stata da me sollecitata più volte per affrontare questo argomento, e anche quest'estate, quando appare sui giornali che è stata istituita la tariffa puntuale, non so se l'avete letto, Briglia dice sui giornali che c'era questa tariffazione. Anche in quell'occasione ho contattato il consigliere Pozzi e chiedendo di poter portare questo argomento in commissione. Io sono, quanti anni sono? 3, 2 che siamo qui, non è stata fatta una commissione per parlare di politica dei rifiuti. Questo, ditemi voi, a che cosa serve questo ordine del giorno se non c'è dietro un lavoro organico di programmazione e di condivisione, che è assolutamente mancante fino a qui. Altra cosa, l'ha detta Fabrizio, gli indirizzi politici non si danno con le mozioni, si danno anche quando votiamo le delibere. Grazie. Perfetto, per l'ultimo intervento Alessandro Bettini. Grazie Presidente, ma si vede che siamo arrivati proprio al colmo per far arrabbiare il consigliere Pazzaglia, che io non avevo mai visto così arrabbiato. Vuol dire che proprio siamo arrivati alla schizofrenia di queste emozioni. Allora, io vorrei dire che questa è semplicemente lo specchietto per le allodole e forse per i cittadini, perché ci si dimentica di alcune cose fondamentali. Marche Multiservizi è presieduta da una persona politicamente nominata dal sindaco di Pesaro. Abbiamo un consigliere del consiglio di amministrazione nominato dal sindaco di Pesaro. Pesaro ha la maggioranza relativa insieme a la maggioranza assoluta insieme agli altri comuni in Marche Multiservizi. Marche Multiservizi è una società per azioni e per legge, titolo quinto del codice civile sulle società, chi ha la maggioranza in assemblea decide anche le strategie. O forse aver ricevuto da ERA altri soldi per delle azioni, forse è un
vincolo poi a decidere per l'interesse dei cittadini pesaresi? Questo è semplicemente il gioco delle tre carte. Vi dite, ve la cantate e ve la suonate, perché poi in Marche Multiservizi siete voi che amministrate, siete voi che votate nelle assemblee, sono il Comune di Pesaro che si prende gli utili di Marche Multiservizi. Quindi non prendiamo in giro i cittadini dicendo chiederemo a Marche Multiservizio, guardatevi allo specchio e fatevi le domande da soli e vi date le risposte da soli, perché se voi siete i proprietari di Marche Multiservizi insieme agli altri comuni avete la maggioranza pubblica, se siete voi che nominate il presidente di Marche Multiservizi, due membri del consiglio di amministrazione, non venite a prendere in giro il consiglio comunale o i cittadini pesaresi dicendo chiederemo a Marche Multiservizi. Cioè dovete chiedere a voi stessi chi va a votare quando c'è l'assemblea di Marche Multiservizi, ci va a votare l'assessore, il sindaco, perché sono loro che hanno le azioni di Marche Multiservizi. E allora è ora di smetterla, se questo vi serve come foglia di fico per coprire le vostre divisioni interne quando avete votato un aumento scandaloso, è poco, ma è il principio. Di fronte ad un bilancio di 10 milioni di utile andate ad aumentare la tariffa, perché un adeguamento o non adeguamento, è stato un aumento. Si poteva rinunciare a 200.000 euro su un utile di 10 milioni di euro, manco quello per i cittadini pesaresi. Voi vi va ancora bene perché non c'è la conoscenza, se no i cittadini pesaresi con la crisi che c'è dovrebbero essere qui fuori con i forconi a darvi vergogna per i 10 milioni di euro che sono stati fatti sulla loro pelle, perché questa è la realtà. Allora smettiamola di prendere in giro anche il Consiglio Comunale con queste mozioni, perché queste mozioni le dovete fare semplicemente al sindaco o all'assessore quando va a votare a Marche Multiservizi, che va a vedere ai revisori che abbiamo nominato anche noi per vedere i costi, perché se le tariffe devono coprire i costi prima o poi qualcuno ci dovrà spiegare perché ci sono 10 milioni di utile, da che cosa derivano. Ci devono spiegare, adesso noi abbiamo visto che Aspe Spa, proprietaria delle reti, ha speso adesso 3 milioni e 3 per delle reti idriche, ma nella convenzione del 2001 c'era che doveva fare Marche Multiservizi. Allora noi adesso ci chiederemo anche, se Marche Multiservizi risponderà prima o poi, perché queste le ha pagate Aspe Spa, e così dicendo. Allora purtroppo non nascondiamoci dietro il dito di dire andiamo a chiedere, dovete chiedere a voi stessi, siete voi i padroni, siete voi che fate le decisioni su Marche Multiservizi. E allora è inutile che facciamo queste mozioni, dite al sindaco che vada in assemblea o all'assessore che vada in assemblea e decida, punto. Non è che questa serve qualcosa, forse un terzo. È come se Agnelli fa una mozione a se stesso per dire aumentiamo o diminuiamo i prezzi della Fiat, ma è il padrone. Ma insomma, smettiamola di prenderci in giro. Bene, per l'ultimo intervento Antonello Delle Noci per conto della Giunta. Posizione della Giunta, prego. Sì, grazie Presidente, non essendoci il collega intervengo io, consapevole che avrebbe fatto molto di me il collega sulla mozione. Io credo che questa mozione invece descriva in maniera molto chiara la non soddisfazione da parte della maggioranza, e credo quindi anche se condivisa dagli altri componenti del Consiglio Comunale, di fronte a quello che l'indirizzo verso l'azienda deve riuscire ad ottenere. Bene fa da questo punto di vista la stessa mozione, e questa è un'emozione di indirizzo, consigliera Di Midio, si fa così, come dire, dando l'indirizzo al sindaco e alla giunta del lavoro, e quando recita nella parte delle premesse i risultati positivi, perché ci sono, semmai discutiamo anche in questa assise anche degli eccessivi, se vogliamo dichiararli, numeri di risultato, ma indubbiamente quando la mozione chiede in maniera chiara un miglioramento dei servizi, cosa che poi in commissione va naturalmente discussa insieme all'azienda, l'attenzione ai cittadini chiedendo una riduzione, e questo è, come dire,
nero su bianco che viene richiesto con forza dalla stessa mozione. Quindi una riduzione di costi per i cittadini e per le imprese, e quindi credo che questo vada in buon senso, nella qualità di una raccolta che deve migliorare. Sa benissimo questa Assise come in passato sia stato migliorato l'approccio attraverso un porta a porta, oggi sicuramente anche il risultato misto dato dal porta a porta e prossimità sta dando buoni risultati che però possono trovare una migliore qualità, e anche da questo punto di vista è vero che non trovo invece che sia in contraddizione quando si chiede una riduzione dei costi anche attraverso porta a porta, perché ci sono alcuni quartieri che oggi hanno dimostrato attraverso una formazione culturale come il porta a porta possa portare a maggiori risultati, quindi potrebbero essere in questo caso scambiati perfino i quartieri, pensando anche al centro storico che potrebbe avere oggi una riflessione su diverse modalità di raccolta. Quindi io credo che questa mozione sia chiara e fissi un indirizzo preciso al sindaco e alla giunta di un lavoro necessario, ulteriore necessario, sia di miglioramento dei servizi che di riduzione della tariffa nell'ottica dei cittadini. Per questo ovviamente il parere della giunta è sicuramente favorevole e ovviamente nella stessa indirizzo dato dalla mozione. Grazie. A questo punto concluso il dibattito, prima delle dichiarazioni di voto. No, abbiamo emendamento in questo momento, no, da discutere. Dicevo, prima delle dichiarazioni di voto dobbiamo discutere l'emendamento presentato dai consiglieri Pozzi, Santini e Vitali. Se vuole presentare il suo emendamento. È stato distribuito, no? Mica di oggi. Rifacciamolo, per carità. Allora, cercherò di illustrarlo nel modo più chiaro possibile, sennò... Sì. Com'è? Va bene. Lo leggo io o altrimenti io lo davo scusate, possibile, scusate no? Consiglieri, io lo davo per letto, perché siccome era nel materiale, no, era col materiale, quindi pensavo l'aveste, eh sì, perché questo è già presente. Sì, sì, no. Ce l'ho. Si chiede, lo leggo, inizio la lettura. Allora, no, ma scusate. Si chiede di inserire nella parte dispositiva del documento, in corrispondenza della parte prima dedicata ai servizi, la seguente integrazione: predisposizione di un piano per ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani all'interno dell'azienda ospedaliera e di altre eventuali strutture pubbliche ad elevata produzione di rifiuti, al fine di ridurne la loro produzione e migliorare la raccolta differenziata. Tale piano da sottoporre all'Assemblea ATA dovrà contenere le indicazioni affinché si individui una figura responsabile per la gestione dei rifiuti e la comunicazione dei dati sulla produzione di rifiuti e la raccolta differenziata effettivamente realizzata. E se non era stata inserita tra i documenti, mi scuso. C'era tra i documenti, per questo che non l'ho letta, pensavo fosse, tant'è che siccome era un emendamento importante e all'inizio della seduta non avevo visto il consigliere Pozzi e mancava anche l'assessore Briglia, in questa situazione quasi volevo, poi visto che c'era, che era presente, non mi ero accorto, abbia pazienza, abbiamo a quel punto siamo partiti con il dibattito, no? Ecco, quindi può presentare ora il suo emendamento. Cercherò di presentare e di illustrare questo emendamento, che secondo me è molto importante e che dà un contributo concreto a un bel documento alla quale ha lavorato tutta la maggioranza. Lo considero un emendamento innovativo, perché quello che noi chiediamo con questo emendamento è quello di individuare le modalità per predisporre un piano che sia finalizzato a migliorare ed ottimizzare la gestione di tutela differenziata nei grandi contenitori pubblici. Grandi contenitori pubblici cosa vuol dire? Qui ho portato l'esempio più eclatante potrebbe essere quello di un'azienda ospedaliera, no? Nell'azienda ospedaliera, se noi pensiamo a quante persone vivono quotidianamente l'azienda ospedaliera, tra dipendenti, tra pazienti e tra persone che vanno a trovare i pazienti, noi penso avremo un indotto che può essere pari a quello di un quartiere o di una frazione di una città come Pesaro. Se riusciamo ad andare ad intervenire, a migliorare la differenziata lì, io penso che riusciremo a ottenere risultati molto importanti. E andare a intervenire lì cosa vuol dire? Vuol dire
predisporre un piano che dovrà essere sottoposto all'ATA, con la quale ho preso contatti per, okay, per fissare una commissione nella quale illustrare le modalità tecniche con cui attuare questo piano. Attuare un piano che sia finalizzato a individuare all'interno di una struttura pubblica, come ho fatto l'esempio dell'ospedale, un responsabile, un waste manager, che sia in grado di comunicare dati sulla produzione di rifiuti e individuare tutte le politiche per ridurre la produzione di rifiuti e migliorare la differenziata. Sono stato sintetico, però ci tengo molto a sottolineare l'importanza di questo piano, che qualora dovesse essere approvato con questo emendamento potrebbe dare vita a iniziare una serie di lavori che coinvolgerà tutto l'ambito e potrebbe migliorare secondo noi in modo sostanzioso la raccolta della differenziata. Condivido, concludo senza entrare nelle polemiche, condivido le obiezioni che ha sollevato la consigliera Renzoni. E penso anche io che questo documento, la mozione, l'ordine del giorno presentato dalla consigliera Amadori, prima firmataria, insieme a tutti noi, e questo emendamento possano dar luogo con questa mozione, dare la possibilità di iniziare un lavoro che vada in una certa direzione come commissione. Quindi il piano dell'ATA è un primo esempio, si andrà verso la tariffa puntuale, ci stiamo lavorando, e quando ci saranno gli elementi per poterlo fare verremo in commissione. E quindi ecco, concludo e ringrazio. Bene, apriamo ora il dibattito sull'emendamento. Sapete che sull'emendamento poi non ci sono dichiarazioni di voto e si va direttamente al voto. Vedo che si è prenotata Silvia De Medio, prego. Grazie Presidente, il mio intervento non è sull'emendamento, però visto che il consigliere Pozzi ha nel suo intervento tirato in ballo appunto la necessità di una discussione su questi argomenti, anche di analisi, di studio per noi consiglieri, io avrei piacere che quando il consigliere Pozzi, prima di tutto di ricordarsi che è il Presidente, quindi che è lui che deve convocare le commissioni, e poi quando lui dice stiamo analizzando, ecco, secondo me è grave che questo tipo di analisi venga fatto senza coinvolgere tutta la Commissione Ambiente, che invece è quella preposta per anche eventualmente valutare decisioni, insomma. Quindi ho colto l'occasione per ribadire che appunto la necessità di affrontare certe tematiche complesse nella Commissione Ambiente di cui il consigliere Pozzi è presidente. Grazie. Allora Andreoli, lei ha presentato l'emendamento, quindi è ancora un intervento per poter eventualmente anche ribadire le questioni che le stanno care. Andreoli, Dario, sì, prego. Solo per dire, visto che non c'è dichiarazione di voto negli emendamenti, una precisazione sul fatto che ritrovo questo emendamento che sia molto positivo su un aspetto, perché il miglioramento dei grandi contenitori che producono rifiuti è un miglioramento vero, sostanziale, che porta quello a numeri veri in termini di raccolta differenziata. Di conseguenza credo che i passaggi che vengono indicati nell'emendamento siano corretti, e di conseguenza ci tenevo a specificare che sono a favore dell'emendamento, ma nonostante questo voterò contro all'impostazione complessiva, però ci tenevo a spiegarlo, per altrimenti visto che mancano le dichiarazioni di voto degli emendamenti sarebbe stato scorrettamente travisato. Sì. Bene, non vedo altre richieste di intervento. A questo punto passiamo alla votazione dell'emendamento a firma Pozzi, Santini e Vitali. Prende. Sì. No, finito. Dopo abbiamo la votazione di questo ordine, di questa mozione, poi abbiamo finito i lavori. Bene, quindi l'emendamento. Presenti 27, votanti 22, favorevoli 22, contrari nessuno, astenuti 5. Però magari ditelo prima, estraete la tessera in maniera tale che senza uscire fisicamente dite che siete... No, ho capito, però
loro vi vedono presenti in aula, possono pensare anche che sia un problema del dispositivo. Magari uno dice io sono fuori dall'aula, senza farvi alzare e uscire in modo retorico. No, ma non c'è problema. L'importante, no, lo dico per i nostri collaboratori che altrimenti non capiscono, chi è presente in aula deve votare, però uno può anche uscire. Adesso non è che costringiamo, se uno lo dice è come se fosse fuori dall'emiciclo. Bene, a questo punto, scusate per questa ulteriore, andiamo alla dichiarazione di voto sulla mozione, se ci sono, così come è stata emendata. Silvia De Midio, a lei la parola per il Movimento 5 Stelle. Grazie Presidente. Approfitto subito per dire che noi non partecipiamo a questo voto perché riteniamo questo documento una farsa, mettere una pezza a voti ben più pesanti e importanti che sono stati fatti in questi 2 anni e mezzo. Sia Falcioni che l'assessore delle Noci oggi hanno detto una cosa che non era mai stata detta prima, cioè che Marche Multiservizi non ci soddisfa in qualche modo, giusto? Falcioni mi conferma di questa. Questa è una cosa gravissima, cioè non per questo consiglio, per i cittadini. I cittadini pagano un servizio, l'azienda fa svariati milioni di utili e noi oggi ammettiamo che l'azienda non fa poi il suo dovere, non ci dà il servizio per cui è largamente pagato da 95.000 cittadini. Non sembravate di questa opinione, ad esempio, quando abbiamo discusso dei 50 litri gratuiti a persona, no? Sembrava che invece Marche Multiservizi con il fondo di solidarietà facesse fronte a tutte le esigenze. Non eravate di questa opinione in tantissime occasioni, non siete stati, quindi oggi avete non solo smentito ma avete dichiarato che l'azienda così importante che gestisce i servizi di pubblica utilità non sta facendo bene il proprio lavoro, quindi è una dichiarazione che terremo a mente, soprattutto quando porteremo eventualmente future proposte migliorative, puntuali e non un mischione di iniziative senza capo né coda. Non partecipiamo quindi al voto perché non ci sentiamo di esprimere alcun tipo di parere su questo che riteniamo un documento fuffa, farsa. Grazie. La parola a Rossi Carlo per dichiarazione di voto, Gruppo Partito Democratico. Allora, non è semplice, allora dico la verità, questa è una dichiarazione di voto più complessa che probabilmente affronterò e affronteremo nei prossimi mesi, perché è evidente che il dibattito è stato importante e ovviamente le parole pesano quando vengono dette in quest'Aula ed è evidente che per noi non è semplice, per noi maggioranza, fare le analisi rispetto naturalmente anche all'opportunità politica che ha invece l'opposizione nel parlare di queste cose. Per cui mi rendo conto che della difficoltà di questa creazione di voto da un punto di vista sotto almeno 2 aspetti. Una cosa è sicuramente importante, cioè noi mettiamo le mani questa volta, non mi sembra di averne visti tanti, a una serie di problematiche che noi abbiamo affrontato, che la consigliera Amadori per prima, io ero il primo giorno che ero capogruppo, l'ho firmato subito per secondo questo ordine del giorno, questa mozione, perché è evidente che il percorso che ha portato a compimento in questi anni l'attività della multiservizi, iniziata tanto tempo fa, io e qualcun altro qui dentro eravamo già in consiglio e votammo per la città questo percorso, è un percorso che è arrivato a un punto che ovviamente ha bisogno forse di un attimo di una maggiore incisività della politica. L'incisività della politica parte dal presupposto naturalmente di dare mandato a chi? La politica al titolo maggiore, quindi il sindaco, la giunta, eccetera. Il Consiglio in questo fa la sua parte ed è una parte importante perché, vedete, le parole pesano anche quando non sono così come magari vorrebbe l'opposizione. Quando si dice di migliorare e di cercare di dare più efficienza, quando si dice che c'è qualcosa che non va bene, quando si dice che si potrebbe fare questo al posto di quest'altro, quando si pensa di pensare di ridurre anche il prossimo anno la tariffa, quando potrei fare tanti esempi eccetera, in ogni caso sono parole che la maggioranza e il gruppo consigliari non ho mai sentito fare in questi anni, quindi è un passo in avanti importante, perché una cosa è certa, noi diamo mandato quest'oggi al sindaco e alla giunta di cercare di
recuperare il rapporto della politica all'interno di questa azienda, perché il rapporto della politica avviene sia attraverso i nominati, quello che diceva il consigliere Bettini, io condivido in pieno, e ci sono i nostri lì, però è evidente che a volte anche i nostri sfuggono a queste cose, perché ovviamente i nostri non siamo noi, non è, Ricci non è quello che ce l'ha, Galluzzi è un'altra persona, eccetera eccetera. Quindi voglio dire, questo ragionamento è molto sottile, però mi rendo conto che visto dall'opposizione può sembrare un po' falso, ma non lo è per noi, perché noi abbiamo lavorato su questa cosa, perché cominciamo a notare qualcosa che evidentemente potrebbe essere migliorato. Non è tanto che non va bene, non esistono, io di volte sono stupito sui dibattiti, perché i documenti parlano, ripeto, le parole sono scritte, no? Non esistono documenti perfetti, non è mai esistito in politica un documento, un ordine del giorno che sia condivisibile dal primo all'ultima riga. Io noto dei consiglieri che a volte si chiedono scusa perché votano, lo condividono un pezzo, non lo condividono, eccetera eccetera. È un documento, è un documento. Se va condiviso, va condiviso nel principio, se non va condiviso nel principio ovviamente l'opposizione prende la sua decisione e vota contro come è sempre stato. Però io direi che questo passo in avanti è importante per la città ed è importante per noi. Il Consiglio oggi dà un segnale, lo dà a pieno titolo, spero che lo dia con il maggior voto possibile di tutti i consiglieri. Ovviamente il gruppo PD che ha firmato, vedo quasi tutto all'unanimità questo ordine del giorno, è d'accordo su queste linee, ed è altrettanto evidente che da questa azienda, nei prossimi mesi anche dal sindaco eccetera, ci attendiamo delle risposte, si inizia un dibattito, diceva bene il consigliere Pozzi, io penso che le commissioni siano importanti perché possono portare un equilibrio nei dibattiti che poi avvengono in aula, come è successo per esempio nel documento con la guardia zoofile. È importante che le commissioni funzionino e che naturalmente io, sarà una delle mie prerogative nei prossimi, quando ripartiremo come abbiamo fatto oggi, cercare di mettere insieme il lavoro delle commissioni, perché è importante per far sì che appunto le parole non rimangano tali. Per cui il gruppo del PD voterà favorevole e ringrazio ancora una volta la consigliera Amadori che comunque si è impegnata in questo documento, non era semplice, non era facile, è per noi un primo passo che da oggi comincia ed è il percorso molto lungo che comunque noi siamo orgogliosi di aver iniziato e credo che sarà importante per noi e anche per la città. Grazie. La parola al consigliere Manenti, capogruppo del gruppo Il Faro. Grazie Presidente. Condivido quanto ha detto in questo momento il consigliere Rossi, che anche questa dichiarazione non sarà una dichiarazione molto facile anche da parte mia. Allora, io penso che fino a questo momento no, si sia fatta una grande confusione, soprattutto da una parte dell'opposizione, che gli volevo ricordare che qui ci sono due realtà ben distinte, no, all'interno di questo Consiglio. C'è una maggioranza che fa degli indirizzi, cerca di governare una città, e c'è un'opposizione che fa l'opposizione. Le mozioni che fa la maggioranza sono mozioni sintetiche che lanciano delle linee guida precise, chiare, che chi deve intendere probabilmente ha già inteso. Se poi l'opposizione non riesce ad entrare in merito, non riesce a capire questo modo di lavorare, è un problema dell'opposizione, non è un problema della maggioranza. Ecco, questa sera io... Per cortesia, scusate, per cortesia. Andiamo. No, questa nome, sera infatti, ho appreso con piacere diciamo, ragione, la consiglio. Demagogia, ho ascoltato. Per cortesia, silenzio, silenzio. Per cortesia, silenzio, silenzio in aula. Allora, la demagogia che c'è stata questa sera è stata una demagogia di alto livello, dove ognuno si fa diciamo, esperto in materia diciamo, lavorativa, quindi lancia ogni sua diciamo, idea per poter gestire al meglio un'azienda. Non condivido il fatto che venga detto che Marche Multiservizi in questa città non ha operato ad alti livelli, anzi è un'azienda che ha una storia diciamo, centenaria, perché oggi si chiama Marche Multiservizi, ma deriva da un'azienda che si chiamava AMGA, che all'inizio degli anni 90 aveva fatto 75 anni di attività. Quindi parlare, cercare di migliorare un qualcosa che già funziona non è poi così facile, no? Poi soprattutto in questi momenti di difficoltà economiche. Nonostante questo, no, la maggioranza, vedendo che ha dei rapporti diciamo, di un certo livello con questa azienda, ha dato delle indicazioni precise per cercare di massimizzare il lavoro di un'azienda che lavora già ad alti livelli. Ricordo che questa azienda è stata premiata a livello nazionale come multi-utility, quindi non parliamo di un'azienda arrivata dal nulla, è un'azienda consolidata nel territorio. Sarebbe anche interessante poi, andando avanti, cercare di elevare il livello della discussione
per vedere se si possono ampliare certi confini, quindi a elevarla ad un livello più in alto e non a queste banalità che quotidianamente sente, soprattutto dalla demagogia del Movimento 5 Stelle. È uscito e sinceramente probabilmente sarà anche, diciamo, amareggiato del fatto che noi riusciamo a gestire certi livelli senza avvalerci di alcuni consulenti, no? Perché anche loro vedo che dove governano, no? non è che si comportano così, diciamo, in maniera diciamo eccellente, trovano delle grandi difficoltà che sono oggettive e quindi bisogna lavorare con dedizione. Detto questo, come qui allora non si riesce a parlare. Per cortesia, consiglieri, abbiate pazienza. Mi sembra che in quest'aula tutti hanno avuto la possibilità di dire quello che pensavano, anche in modo molto, come si può dire, acceso, no? Senza mai scendere. Ecco, per cui io chiedo davvero a tutti i consiglieri di rispettare le posizioni anche quando non sono condivise. Prego. Detto questo, no, noi della lista Il Faro abbiamo firmato questo documento, che ha dato degli indirizzi chiari alla Giunta per muoversi in una direzione di migliorare, diciamo, i rapporti che ci sono già ottimi tra l'azienda e il Comune, cercando in modo tale di portare a casa dei risultati che sia in termini di servizi, anche in termini economici, siano a favore di tutti i cittadini. E per questo motivo noi voteremo a favore. La parola al consigliere Andreolli per il gruppo Nuovo Centrodestra. Forse non è chiaro un passaggio, quantomeno ci tengo a chiarirlo meglio, quantomeno da parte mia. Io non ho niente contro l'azienda, io parlo all'amministrazione comunale, io parlo al mio interlocutore primario, che è quello della Giunta, e io parlo anche ai miei colleghi della maggioranza. Come autocritica e come riconoscimento, anche in base, penso, alle parole di Falcioni, che dice Marche Multiservizi non è così efficiente nel fare i ripristini a fronte delle asfaltature che fanno. Queste qui sono considerazioni giuste. A fronte di questa critica, quello che io personalmente ho detto, che gli spunti, la spinta politica che deriva da questo documento è troppo blanda rispetto alla mole di problemi che noi abbiamo, e se gli atti della Giunta saranno conseguenti al documento votato e invece non saranno più incisivi, rischiamo di perdere una grande occasione, perché con Marche Multiservizi non è che va fatto un processo di miglioramento, ma va fatto un processo di rovesciamento del sistema, va fatto un processo in cui bisogna mettere in discussione, proprio per mantenere quel livello di servizi di cui in parte si parlava e sul quale in parte, dico in parte, si può anche essere d'accordo, ma per mantenere quel livello non si può pensare di fare dei miglioramenti incrementali, bisogna prendere, analizzare i problemi e rovesciarli, partendo dagli obiettivi, partendo dal fatto che si vuole mantenere alto l'efficienza e l'efficacia, si vuole introdurre la tariffa puntuale. Queste sono le considerazioni da cui si parte, considerazioni che in quel documento io non ho visto, ed è per questo che io non li voto. Non è che non riconosco il fatto che questo documento parte da un'autocritica e parte dal fatto del riconoscimento di quello che non va, ma questo documento non affronta i nodi più forti di questo tema, molto complesso certamente, non può essere liquidato in pochi minuti di dibattito, e di conseguenza mi auguro che la Giunta che recepirà questo documento sia molto più incisiva, perché altrimenti questo documento sarà solamente molto fumo e poco arrosto. Bene, non vedo altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto e quindi mettiamo in votazione la mozione presentata dai consiglieri Amadori, Cristina ed altri sul miglioramento, raccolta differenziata e relativi servizi, così come è stata emendata dai consiglieri Pozzi, Vitali e però qui non prende il voto, Pozzi, Vitali e Santini. Hanno votato tutti? Pongo i risultati, 22 presenti, 22 votanti, favorevoli 18, contrari 4, la mozione è approvata. È passata l'ora abbondantemente che avevamo assegnato le mozioni, probabilmente il prossimo consiglio monotematico
sul terremoto si svolgerà lunedì 26 settembre. Se ci sono delle delibere, ci vediamo lunedì 19. Avrete comunque notizie attraverso l'ufficio di presidenza e attraverso le comunicazioni dell'ufficio di presidenza, della segreteria di presidenza. Grazie.